Ciao. Allora, sempre a Bolzano, sempre al 20, ho trovato questo. Oh, che bello! Ok. Questo qui è della seconda wave, seconda o terza, non mi ricordo. No, terza credo, perché questa qui fa parte di questo qui credo che faccia parte del film o del diciamo della cosa legata al terzo film di oddio come cavolo si chiama i Friendship Games, perché mi ricordo che avevo visto appunto questa clip su YouTube dove c'era Principal Celestia, cioè Preside Celestia, che chiede a Photo Finish di fare delle foto ai partecipanti, mi sembra. Vabbè, comunque, allora la scatola è così, come qui al solito c'è alcune scene della clip, perché in realtà nel film non credo che si vedano, credo si vedano solo nella clip. Quella che c'è su YouTube, se la trovo ve la linko. Poi qui c'è Photo Finish con la sua macchina fotografica. Qui c'è la versione pony, bellissima. È interessante. Poi come solito, vabbè, quello dico dopo. E poi qua ci sono un po' di accessori, ma quelli li vediamo dopo. Qua dietro c'è il prototipo, perché come potete vedere la gonna è meno ampia rispetto poi a quella che poi hanno fatto sul giocattolo finito. Il resto mi sembra abbastanza uguale, sì. Qui c'è appunto Photo Finish. Solite avvertenze. Le pose necessitano di un sostegno manuale. Ah, c'è pose sulle hand support, cioè nel senso che bisogna tenerla in mano per farle fare certe pose, però in questo caso, come si può vedere, c'è la base. Evviva! Che bello! Basta. Mi commuovo. Ok. Sarebbe bello trovarne magari su AliExpress. Devo vedere se ce ne sono altre per le altre che ho già. Perché purtroppo la base così la mettono solo nei set o nei pony dalla seconda wave in poi, o seconda o terza. Vabbè, questo è il prezzo, che direi che ci sta anche, perché considerando che quelle singole che ho preso costavano 9,99, cioè lei c'ha tipo un miliardo di accessori, ci sta. Ok, ora procedo ad aprirla senza rovinare la scatola, perché dietro c'è un bellissimo sfondo di interessante. C'è un foglietto con su le cose, con su appunto alcune oh, che bello di quest'anno, vedete, My Little Pony Equestria Girls 2017. Qua ci sono le Main Six con gli autografi. Fantastico. Che bello. Poi qui ci sono vediamo quelle nuove, che penso siano di Rainbow Rocks, perché hanno tutte un microfono, e c'è anche Adagio Dazzle, che vorrei riuscire a trovarla, non c'era, se no l'avrei presa. Sono molto carine queste, con il costume, diciamo che riprende un po' il loro tema, molto bella.
E poi ci sono le versioni, quelle che ho già, esatto, quelle, le prime uscite. Poi c'è Pinkie Pie che dipinge, fantastico. Poi c'è, vabbè, ovviamente quella di questo set. E poi ci sono tre set grandi. Questo c'era, però Principal Celestia a me non interessa più di tanto. Se ne uscisse uno con Vice Principal Luna, quello lo prenderei. Insomma, Celestia va bene, mi piace, però non mi piace di più Luna. E poi c'è questo qui con un set di chimica di Twilight Sparkle, che però credo che sia la versione quella proprio del mondo dell'Equestria Girls, perché vedete che ha anche gli occhiali, molto carino. Questo non c'era, se non l'avrei preso. E invece qui c'è un drum set di percussioni con Rainbow Dash, che però non ha senso perché lei suona la chitarra, cioè vabbè, se ci fosse Pinky da mettere qua sarebbe meglio. Ah sì, giusto, c'è anche la chitarra, però vabbè. Ora continuo con l'apertura. Allora, il retro bellissimo. Il retro è questo, che è praticamente lo studio fotografico, bellissimo. Ok, teniamolo qui. Qua si può vedere appunto la figura di Photo Finish versione Pony, tutta brillantinata un po'. E poi c'è Photo Finish Flashy Photo Class Set. Vabbè, ora vediamo un po' gli accessori. Allora, ah, che bello, si può togliere, fantastico. Si potrà, no, però, oh mio Dio, geniale, bellissima sta cosa. Prima gli accessori. Allora, c'è una forbice che non so cosa possa servire, ma vabbè, forse per tagliare i capelli, per accomodare i capelli, non so, fatta molto bene. Poi c'è un album fotografico con, vabbè, che si è fotografata anche lei, bello azzurro, vedete, fatto così con, vabbè, non so cosa c'entri cuore, bah, vabbè, sarà riciclato da qualcos'altro, non so, bah. Ok, poi c'è la macchina fotografica sul treppiede, che è veramente fatta bene. Ha la tracolla qua che penso che si possa mettere al collo di Photo Finish. Dopo vediamo. Vedete, penso si possa sganciare. Infatti, bellissima sta cosa. Ma la cosa, non riesco più a chiuderla. Ok, è fatta veramente bene. Guardate, la cosa più bella è che praticamente c'è anche questo obiettivo, che sembrerebbe tipo uno zoom come obiettivo, molto bello, fatto bene. Però la cosa fighissima è che questo si può togliere e si può mettere questo, cioè è geniale, bellissimo. Wow, bellissima sta cosa, cioè Albro, bravi, bravi, finalmente. E poi qui c'è la pedana che ha forma del simbolo di Equestria Girls, c'è scritto appunto Equestria Girls Minis. E ho detto finalmente, ah, che bella sta cosa, vedete? Sta su perfettamente. Evviva!
Perché non ci hanno pensato prima? Cioè, boh, io non capisco. Veramente. Ok. Ora, photo finish. Allora, c'ha gli stivaloni con questo simbolo, fatti così, con il tacco bianco. La gonna ampia, con la riga bianca qua e la gonna nera con la riga bianca qua e questi rombi rosa, la diciamo camicetta bianca a righe nere, bello, il suo fiocchettino che è una parte che si può rimuovere. Una mano è fatta così, poi c'ha, vabbè, le sue maniche a sbuffo, una mano è fatta così, l'altra mano invece è fatta così, come per tenere qualcosa, non so, le forbici forse. Può tenere in mano le forbici. Vediamo. Sì. Ah, che bello. Vabbè. Il viso. È fatto veramente molto bene, ha i suoi occhialoni, che però mi ricordano quelli di DJ Pontry. Non mi ricordo se ce li ha così o ce li ha. Aspettate. Ah no, ok, è giusto così, ok, sono giusti così. Capelli bianchi a caschetto, cioè sono scolpiti benissimo. Con la sua frangetta fatta così, le orecchie, che vabbè, io non capisco sta cosa delle orecchie, anche se non si è mai trasformata in pony, ma va bene, guardate anche sotto qua, si possono vedere bellissimo. Fatta veramente bene. E adesso devo vedere se trovo delle altre piattaforme così su internet, oppure non so. Vedo se le trovo anche per le altre, perché effettivamente sarebbero molto molto comode. Oppure non lo so, che l'Hasbro le venda loro, non lo so, vabbè, comunque vedo se riesco a trovare per le altre che ho già, perché effettivamente se no sono un po' scomoda a tenere così, vabbè, comunque. Questo set è veramente molto bello. Sono contenta di averlo trovato. Ah sì, poi vabbè, come al solito si può togliere la gonna da qua dietro. E anche il nastrino qui, ma vabbè. Ecco. Allora alla prossima. Ciao.